Questa sera voglio raccontarvi qualcosa relativo a una storia che diciamo ha caratterizzato il mio percorso nel mondo dell'arte. Per 25 anni ho lavorato come responsabile commerciale in un'azienda tessile umbra che aveva la particolarità di avere una collezione museale molto importante, unica nel suo genere, e questo mi ha permesso di poter entrare nel mondo dell'arte, in questo caso arte tessile, ma sempre arte è, attraverso diciamo una porta principale, perché in realtà seguire una collezione museale, specialmente quando questa collezione museale è particolarmente grande, è particolarmente evoluta, nell'ambito di questa collezione c'erano aspetti non solo dei manufatti, ma trovavamo ad esempio anche libri, riviste, una parte filatelica, una parte numismatica, quadri. Diciamo che è una collezione a 360 gradi, però con un tema ben preciso, che era quello proprio della storia del ricamo del merletto attraverso i secoli. Bene, questa esperienza mi ha permesso non solo di entrare in situazioni museali molto importanti in Italia ma anche all'estero, ma soprattutto di conoscere e affrontare quelle che sono problematiche relative all'arte, perché in realtà se noi andiamo a analizzare il mondo dell'arte, può cambiare il soggetto, ma le modalità si replicano in maniera abbastanza costante. Bene, nel nostro caso parliamo di una collezione museale che era la storia del merletto e del ricamo. In questo caso il mio compito era quello di non solo seguire la collezione, dove insieme a me ovviamente c'erano anche degli architetti, degli esperti, delle persone che curavano la parte storica, la parte documentaria, ma io il mio compito era proprio quello di seguire queste mostre, seguire questa collezione per la realizzazione di mostre in giro per il mondo. Un esempio per tutti: abbiamo fatto ad esempio una mostra a Palazzo Venezia, abbiamo fatto una mostra a Bruges, abbiamo fatto una mostra a Mosca. Cioè, questa mostra è andata in giro per il mondo. Pezzi di questa collezione, parte di queste collezioni, spesso e volentieri con delle tematiche ben precise, venivano presentate in giro per il mondo. Ecco, questa grossa esperienza, 25 anni passati anche a contatto con questa collezione, mi hanno permesso di poter approfondire l'arte e passare ovviamente il passaggio da una mostra culturale a quello che è poi il grande mondo dell'arte, che appunto è formato da pittori e artisti vari, è stato praticamente automatico.